Terza corsa, batteria B del derby italiano del Trotto, sono in 11 al via dopo il ritiro del numero 8 Distillato, prima fila al completo con Desiderio Desi, Andrea Farolfi, Dingo, Edoardo Locisano, Danger B, Mauro Biasuzzi, da Cavo Mai, Romolo Lossani, Dareios di Poggio, Bjorn Gup, Diva del Ronco, Mario Minopoli Junior, Diablo di Notto, Tommaso Di Lorenzo. Seconda fila con il 9, decimo meridio GPD, Roberto Vecchione, Dayton, Vincenzo Gallo, Dakar, Antonio Di Nardo, Denzel Washington, Alessandro Gocciadoro. Quando mancano ormai 150 metri allo stacco di galoppo Diva del Ronco, dal centro dello schieramento emergono da Covo Mele e Dareios di Poggio, che insiste e in breve rileva il comando da Covo Mele. In terza posizione va a sistemarsi Diablo di No, che ha colto ottimo avvio dall'esterno. Poi ancora Dingo. All'esterno avanza subito Danger B, al cui interno c'è Dayton. Nella scia di Danger B va a proporsi invece Dakar. Vistoso rallentamento di Dareios di Poggio. E allora Danger B avanza deciso e va a chiedergli strada, sempre trascinandosi Dakar, è costretto in terza ruota Desiderio Desi. Danger B che molto gradatamente perfeziona il sorpasso su Dareios di Poggio. A metà della seconda curva il nuovo leader davanti a Dareios di Poggio, da Covo Mele, Dakar all'esterno che in scia Dayton e anche Dingo. In terza ruota insiste Desiderio Desi, che riesce ora ad aggirare Dakar per andare a diretto contatto del leader, che comunque sta graduando. E infatti i 1000 metri iniziali vanno via nell'ordine dell'1:15:30. Danger B avvicinato da Desiderio Desi, Dareios di Poggio a precedere da Covo Mele in fuori Dakar, poi ancora Diablo di No in fuori Dayton, quindi Dingo è in coda a decimo meridio GPD. Gruppo molto compatto quando siamo a 700 metri dal traguardo. Danger B che si tiene vicino Desiderio Desi. Ancora non c'è cambio di marcia repentino, questi ultimi 400 metri sono in 30:01. Ancora quattro pariglie a precedere decimo meridio GPD, che è in coda al gruppetto dei 9. Frazione ora in 14:01 con Desiderio Desi che preme su Danger B che replica, poi Dareios di Poggio, Dakar e da Covo Mele. Danger B in vantaggio su Desiderio Desi, Dareios di Poggio per linea interna, Dakar che sbaglia e libera la destra da Covo Mele. Danger B in vantaggio su Desiderio Desi, Dareios di Poggio che non ha spazio e sbaglia, e allora da Covo Mele in terza posizione a precedere adesso Dayton e decimo meridio GPD. Sul palo vince Danger B davanti a Desiderio Desi, da Covo Mele e poi ancora al quarto posto dovrebbe essere Dayton a precedere decimo meridio GPD. 2:29:04. Anche meno, 2:29 per gli ultimi 2000 metri di Danger B. Danger B. Danger B è stato vittoria che mostra un cavallo da derby, lo sapevamo, il secondo posto del Marangoni era stato buonissimo al lato di Dimitri Ferm, stavolta Mauro Biasuzzi come di consueto secondo le caratteristiche del cavallo è partito cauto, poi è venuto in centropista, ha ottenuto strada da Reyes di Poggio e ha respinto un ottimo Desiderio Desi, cavallo che evitata la fase iniziale Andrea Farolfi ha scelto giustamente di portare sul lungo al fianco del battistrada per usufruire del suo passo ed ha preso il secondo posto e l'accesso in finale. Bel terzo posto per Dacomo Mele sull'errore di Dareios di Poggio che ha così buttato al vento la qualificazione per la finale. Questo per il derby, vedremo anche, non so perché non abbiamo visto ancora il replay per il quarto posto, solo strette, sfumate, sarebbe anche il quarto da vedere. Comunque andiamo a Milano per la terza corsa, cavalli nelle gabbie.